Sorrisi. Perché? Che cosa avevo da temere? Diedi il benvenuto a quei signori. Il grido, dissi, l'avevo mandato io, sognando. Ah, il vecchio, aggiunsi, era in viaggio per la provincia. Condussi i visitatori a girare tutta la casa. Finalmente, li condussi in camera sua. Mostrai loro i suoi tesori, in perfetta sicurezza, tutti in ordine. Nell'entusiasmo della mia fiducia, portai delle sedie nella camera e li pregai di riposarsi dalla loro fatica. Mentre io, con la folle audacia di un trionfo perfetto, collocai la mia propria sedia sul luogo stesso dove era chiuso il corpo della vittima. Gli ufficiali erano soddisfatti. I miei modi li avevano convinti, mi sentivo proprio libera e a mio agio, senza imbarazzo. Si misero a sedere e discorsero di cose familiari, alle quali risposi franca e allegra. Ma di lì a poco tempo sentii che diventavo pallida e desiderai che se ne andassero. Mi doleva la testa e mi sembrava di sentirmi un tintinnio nelle orecchie. Ma quelli restavano sempre seduti e chiacchieravano sempre. Il tintinnio divenne sempre più distinto e persistette, divenne ancora più distinto. Chiacchierai più abbondantemente per sbarazzarmi da quella sensazione, ma non mi lasciò e prese un carattere del tutto deciso, tanto che alla fine mi accorsi che il rumore non era dentro le mie orecchie.